Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Fumetto Online. Oggi sono qui per parlare con voi del gioco a tema Harry Potter che si è visto, di cui si è sentito parlare tantissimo qualche anno fa e poi niente. Nulla che dicesse che il gioco sarebbe uscito, nulla che dicesse che il gioco sarebbe stato annullato, niente di niente. Oggi sono qui per fare chiarezza insieme a voi, vediamo un po' di cosa si tratta. Prima di continuare col video, però vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, attivare la campanellina, mi raccomando. Allora, direi di iniziare subito parlando di quello che sappiamo riguardo l'uscita di questo gioco. Ok, quindi partiamo da quello che sappiamo per ora su questo gioco, cioè che quando è stato cancellato l'E3 2020, l'11 marzo c'è stata una risposta da un certo giornalista di Kotaku. Questo giornalista si chiama Jason Schreier, sì, che ha detto che la Warner Bros. Stava lavorando a tre giochi, che erano appunto Batman, Harry Potter e il nuovo gioco di Rocksteady. È un messaggio molto chiaro. Questo significa che il gioco di Harry Potter c'è, uscirà quasi sicuramente prima dell'estate, sarà un gioco RPG open world, quindi con tutti gli ambienti che possiamo esplorare a nostro piacimento. Un po' come, non so, Far Cry Primal, GTA 5, ora mi vengono in mente questi due. Cosa vedremo all'interno di questo gioco? Il nostro personaggio sarà un babbano che scopre quando è abbastanza grande, di essere un mago e infatti frequenta Hogwarts non dal primo ma dal quinto anno. E la cosa interessante è che gli amici o i rivali che avrà, quindi quello che girerà intorno a lui, sarà stabilito in una sorta di coscienza artificiale che appunto valuta quello che si fa, i tipi di magie che si lanciano, le azioni che si compiono. Sappiamo che è ambientato nel XIX secolo, quindi 1800. I fatti sono di sicuro antecedenti a Harry Potter e Animali Fantastici, dove trovarli. Forse, ma non si sa, potremmo incontrare un Albus Silente molto giovane, un Gellert Grindelwald molto giovane, dato che Silente è nato nel 1881 e Grindelwald nel 1883. Potremmo incontrarli, ma non è detto, non si sa. Per ora sono queste le notizie che sappiamo riguardo questo gioco. Spero di avervi dato qualche informazione in più che magari non sapevate, di avervi chiarito un attimo le idee. Se è così, vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un mi piace. Condividete questo video con tutte le persone che ritenete possano essere interessate a questo argomento. Detto questo, io come sempre vi invito a vedere uno dei video suggeriti qua di seguito, o questo, e nel caso doveste prendere la poco saggia decisione di non vederne nemmeno uno e quindi noi non dovessimo rivederci, io come sempre vi auguro buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Ciao a tutti!